Nuova recensione, siamo ancora nel mondo della mountain bike, stavolta è il turno di una scarpa. Shimano XSC5, ho tolto il ghembiolino, ho messo il cappellino, sempre sul pezzo. XSC5 versione 2020-2021, quindi perde i suoi sciccosissimi lacci in favore di un più moderno Boa, suola sempre Michelin, tomaia sintetica. Insomma, le caratteristiche delle XC5 già recensite tempo fa sul blog nella loro versione a lacci, portate però nel nuovo anno. Stringiamo l'inquadratura e andiamole a conoscere da vicino. Andiamo. Scarpa Shimano dedicata al fuoristrada, modello XC5, ultima versione. Si differenzia dalla precedente, che ho qui, per il differente sistema di chiusura. Non abbiamo più questi sciccosissimi lacci che mi ricordano tanto i tempi delle mie prime pedalate, in favore del classico sistema Boa che tutti già conosciamo. Tomaia in pelle sintetica, ampiamente forata, inserto in rete per evitare l'ingresso di corpi esterni. Qui la zona superiore è secondo la tecnologia che Shimano definisce surround, in pratica questa fascia che si unisce all'analoga fascia posta all'interno sotto impedisce che la calza vada a sovrapporsi dando fastidio nella pedalata. Sistema, come abbiamo detto, Boa è la versione numero 6, sigla SL6, ulteriore piccola chiusura in velcro. Rinforzi in punta e al tallone con una gradevolissima finitura ruvida. Passiamo rapidamente alla suola in gomma proposta da Michelin, una garanzia nel settore delle suole per scarpe da ciclismo. Suola con rigidità grado 7. Che cosa significa? Tenete presente che Shimano ha una propria gradazione per indicare la rigidità della suola. Una suola rigida significa una migliore trasmissione dell'energia della pedalata. Non dico potenza perché il test lo sono io e sarebbe millantatorio. Tenete presente, dicevo, che Shimano indica in 12 il grado massimo di rigidità per le scarpe stradali e in 11 quello per le scarpe da fuoristrada. Qui con un grado di rigidità 7 abbiamo un ottimo compromesso tra trasmissione dell'energia e comfort durante anche la camminata, perché in fin dei conti queste sono scarpe destinate a un fuoristrada non estremo, escursionistico, diciamo così, anche turistico, anche gravel volendo. Quindi si raggiunge quel borgo, quel bel posto, quel sentiero, quel lago, quello che sia, si lascia la bicicletta e si fanno due passi in assoluta comodità, senza nulla o quasi perdere nella trasmissione della energia. La tacchettatura è importante, sì, ma non tale, non presenta uno sviluppo eccessivo da impedire o rendere difficoltoso l'aggancio del pedale SPD. In punta, queste due viti c'erano i fori per l'aggiunta di due tacchette supplementari che possiamo avvitare in modo tale da assicurarci maggiore presa quando scendiamo e dobbiamo spingere la bicicletta su terreni cedevoli. Tacchette ovviamente sono quelle del sistema SPD inventato appunto da Shimano. In questo caso noi abbiamo una serie di lineette in rilievo, confrontandole con apposita tabella presente sul sito Shimano e in base alla nostra misura possiamo determinare già una prima posizione delle tacchette che poi andrà sistemata in base effettivamente alle proprie quote antropometriche, ma comunque è un valido punto di partenza. E andrà sistemata volendo anche in base al proprio stile di pedalata, potendola avanzare, ruotare o arretrare leggermente a seconda se si preferisca una maggiore trasmissione dell'energia, un maggior controllo della bicicletta. È un discorso che prima o poi proverò ad approfondire con un articolo dedicato sul blog. Bene, questa la scarpa nel suo complesso. Adesso c'è da montare le tacchette, salire in sella e pedalarci in modo da scoprire come vanno. Io vado. Shimano XC5, scarpa da off-road adatta alla mountain bike, suola grado 7 di rigidità, adatta anche al gravel e adatta soprattutto anche a farsi due passi una volta scesi di sella. Perché non è un aspetto da trascurare? Perché non si vive di sole e bici, perché è bello andare a esplorare luoghi nuovi, è bello fermarsi e fare anche due passi in compagnia.
stringiamo l'inquadratura e vediamo. XC5, sigla vecchia, modello tutto nuovo. Ho già recensito sul blog, trovate tutti i link nella pagina di questo video, il modello precedente, quello a lacci, che a me era tanto piaciuto perché quella sua aria, diciamo così, retro un po' come me. Qui cambia un po' tutto, cambia non solo l'estetica con questo blu anche difficile da riprendere e da abbinare. Io avevo un completino intonato perfettamente, ma oggi il clima, diciamo, non è adatto e sono qui in tenuta invernale. L'aspetto che immediatamente balza all'occhio è la scomparsa dei lacci, sostituito da un boa modello 6, quindi per poter sganciare dobbiamo sollevare, per stringere invece lo abbassiamo e ruotiamo. Sul davanti una piccola bandella in velcro. Tecnologia surround, ossia la costruzione della tomaia che fascia completamente il collo del piede. Nel test delle vecchie XC5, quelle a lacci, avevo rilevato come unico limite, diciamo così, fra tanti pregi, una certa cedevolezza della zona posteriore della suola. Malgrado il grado 7, che comunque significa forse nella fascia superiore di rigidità della suola, questa cedevolezza un po' sporcava l'azione della pedalata. La suola è rimasta la stessa, però il difetto è scomparso. Perché? Perché quella che inizialmente credevo fosse esclusivamente una protezione, qualcosa per evitare i graffi, in realtà è un tutt'uno con la suola, e questo assicura una superiore rigidità proprio in questa zona, cioè lì dove avevo rilevato un limite con le scarpe della versione precedente. Suola proposta da Michelin, come abbiamo visto, tacchettatura decisa ma non così fastidiosa da impedirci una camminata oppure da agganciare e sganciare rapidamente pedali SP nudi oppure doppia funzione, che sono sempre un po' più rognosetti sotto questo aspetto. Protezione anche in punta, ottima rigidità, ottima trasmissione della pedalata, gran comfort sia per la struttura della tomaia e sia soprattutto per i tanti fori da reazione che con una giornata come questa effettivamente si rivelano fin troppo efficaci. Una rete a mesh impedisce comunque l'ingresso di corpi estranei. Regolare le tacchette su queste scarpe è molto semplice, Shimano propone anche una sua tabella con un suo sistema, trovate tutto nell'articolo che ho pubblicato. È una scarpa, è spuntato un raggio di sole ma io continuo e non mi fermo. Dicevo, Shimano con questa scarpa ha migliorato quello che già era ottimo, ossia le precedenti scarpe che ho usato dopo la loro recensione per un paio d'anni. Se date un'occhiata ai vecchi articoli con guida in fuoristrada, mi troverete sempre con le scarpe dai squillanti lacci arancioni. Queste sì, queste sono effettivamente un salto avanti. Se ne sentiva il bisogno, beh, Shimano le ha fatte, evidentemente sì. Evidentemente sì, perché hanno eliminato quell'unico punto debole delle XC5 e ci troviamo al cospetto di una scarpa quindi destinata, è vero, a un mondo off-road non specialistico, non agonistico, ma ci troviamo al cospetto di una scarpa che però abbraccia tutto il mondo off-road di noi ciclisti normali, di noi a cui piace passare una giornata in sella, fermarci, fare due passi, ripartire e quando ci viene la scimmia anche tirarci la volata con i compagni per evitare di dover pagare il caffè. Quindi in definitiva ci troviamo al cospetto di una scarpa decisamente ben fatta, con materiali di qualità, con una suola rigida quanto bassa per trasmettere efficacemente la pedalata, con una tacchettatura mai troppo invasiva in aggancio e sgancio ma che assicura ottima presa su terreni cedevoli, con l'eliminazione di quell'unico punto debole, ossia la cedevolezza della zona posteriore, e con un sistema di calzata grazie al boa e la tecnologia della tomaia a sistema surround che avvolge completamente il piede, che effettivamente è un punto in più sul piano del comfort e della tenuta globale della scarpa, quindi anche la sua rigidità, anche la sua capacità di mantenere il piede sempre ben saldo e in posizione. È fresca, non è impermeabile, ma questo è normale perché non è dichiarata come tale, non è una scarpa invernale, è una scarpa da usare tutte le volte che ci va di muovere le zampette sui pedali. Per la recensione completa, come vi ho detto, link nella pagina di questo video. Alla prossima!